Allora, molti dei temi che intendevo trattare sono stati anticipati, quindi diciamo, il mio intervento sarà un po' diverso da quello che magari avevo previsto. Io parlo sempre da un presupposto, parto, cioè la definizione di corruzione. Per corruzione nell'ambito preventivo, di prevenzione, non si fa riferimento al concetto penalistico del reato di corruzione, concussione, adesso come si chiama e così via, ma secondo quanto detto fin dall'inizio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Funzione Pubblica e anche poi confermato dalla CiVIT, che oggi sappiamo si chiama ATAC, cioè l'autorità di corruzione, per corruzione a livello di prevenzione si intende ogni situazione in cui si riscontra un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Quindi si stabilisce che le situazioni rilevanti comprendono anche quelle in cui si assiste a un malfunzionamento dell'amministrazione perché c'è un uso a fini privati delle funzioni attribuite a un funzionario, a un dipendente e così via. Allora però, secondo me questo è un concetto basilare, cioè la vera lotta alla corruzione, se la corruzione è il malfunzionamento dell'amministrazione, la vera lotta si fa con una pubblica amministrazione che funzioni, quindi la vera prevenzione è fare in modo che la pubblica amministrazione funzioni e risponda alle esigenze della cittadinanza, perché altrimenti quello che sta succedendo purtroppo è che ammucchiamo carte su carte, compiamo degli adempimenti formali perché siamo obbligati, ma poi alla fine non cambia nulla. E in fondo basta rileggere la nostra Costituzione, che per quanto vecchiotta però in sé contiene tutto quello di cui oggi parliamo. L'articolo 97: i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge, e fin qui ci siamo, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Già qui c'è tutta l'anticorruzione, c'è tutta la trasparenza. Qui, con queste tre parole, è già detto tutto. Quindi, dicevo, il vero obiettivo del piano della prevenzione è quello di analizzare, progettare e realizzare il buon funzionamento. Almeno questo è l'obiettivo a cui tendere, perché chiaramente poi processi così complicati non si svolgono, non si attivano da un giorno all'altro. Il piano della prevenzione non deve essere solo un adempimento formale, non riguarda solo il responsabile della prevenzione, ma deve essere un adempimento necessariamente formale, perché alcune cose ovviamente vanno scritte sulla carta, e riguarda tutti, non può riguardare solo il responsabile della prevenzione, perché lui lo elabora, lo propone. Quindi la prevenzione della corruzione è un'attività trasversale a tutta la pubblica amministrazione, cioè deve essere un modo di approcciarsi da parte della pubblica amministrazione. Quando io elaboro un procedimento, quando emetto un provvedimento, soprattutto in sede di programmazione, devo avere questo modo di operare, devo sempre ricordarmi come posso fare in quel caso concreto per evitare, per prevenire eventuali fenomeni corruttivi. E anche qui la Costituzione, la nostra cara vecchia Costituzione, che cosa ci dice? I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche, cioè noi, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore. E già questo pure dice, il concetto di onore, che sembra piuttosto obsoleto, no? La parola onore, invece a mio avviso è una parola che ci dovrebbe ricordare a tutti noi che quando noi svolgiamo il nostro mestiere, noi siamo lo Stato in quel momento, cioè siamo quel soggetto che chiamiamo Stato, ma che in quel momento si concretizza con il nome e cognome di noi che stiamo lì e stiamo facendo, stiamo parlando con il cittadino, stiamo scrivendo un atto,
quando noi ci lamentiamo spesso, quando stiamo dall'altra parte come cittadini, ci lamentiamo della pubblica amministrazione che non funziona, ma io dico, ma noi siamo coscienti di essere noi la pubblica amministrazione, cioè non è una cosa astratta pubblica, le leggi camminano, come si dice, con le gambe delle persone. In questo senso la trasparenza, ho voluto mettere questa cosa, no? È lo strumento principe della corruzione, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma il concetto, l'associazione luce, correttezza, buio, notte, male, quindi bene con la luce, fa parte della nostra civiltà dalla notte dei tempi. Il Natale, la festa del Sol Invictus, era proprio il festeggiare, no? La vittoria della luce sulle tenebre. Quindi voglio dire, la trasparenza è proprio questo, cioè mettere, come si dice retoricamente, in una casa di vetro tutta la pubblica amministrazione significa che non hai nulla da nascondere, e lo vediamo anche noi, perché anche noi quando abbiamo qualcosa è così, tendiamo, no, a non dirla. È naturale, è ovvio. Tra l'altro Macerata ha una, l'UIACP di Macerata ha una forte tradizione, perché io ricordo che quando venne fatta questa sede il vecchio direttore Crispiani volle le vetrate degli uffici. Se voi siete andati mai ai piani di sopra vedrete che gli uffici hanno tutte vetrate e sono tutti trasparenti, perché lui lo volle per questo, perché a suo modo, perché dice, tutti, chi passa deve vedere che cosa stanno facendo le persone, se stanno lavorando, stanno chiacchierando, se ci sono, se non ci sono. Era una trasparenza ante litteram. Quindi diciamo trasparenza uguale pubblico. Se voi ci pensate, fin dagli albori della nostra civiltà, le attività pubbliche dove si svolgevano? In piazza, si svolgevano nell'agorà, si svolgevano nel foro romano. Ma il foro romano, oggi lo chiamiamo foro noi avvocati per intendere il tribunale, ma il foro romano era la piazza in cui ci stavano le bancherelle, c'erano quei, cioè. Quindi trasparenza uguale pubblicità, pubblicità uguale partecipazione e controllo. E questo fa parte. E se voi ci pensate, che da noi sono pubbliche le decisioni che prende la collettività, il potere legislativo, sono pubblici i processi, il potere giudiziario, ma il potere esecutivo, sono pubbliche solo i consigli comunali, provinciali e regionali. Per tutto il resto c'era il segreto di ufficio. E quindi la pubblica amministrazione era molto 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 chiusa, e forse lo è oggi, ma non ci dimentichiamo che noi siamo al servizio esclusivo della nazione, non siamo al servizio di nessun'altra finalità. Si diceva prima il direttore come questi principi, no? Il principio della partecipazione e il principio un pochino della trasparenza abbiamo dovuto attendere la legge 241 del 1990 per sancire a livello normativo il diritto di partecipare, l'obbligo quindi per la pubblica amministrazione di interloquire con il cittadino durante un processo amministrativo, e il diritto del cittadino, il diritto di accesso, abbiamo dovuto aspettare il 1990. E invece, secondo me, la trasparenza oggi è veramente la chiave più importante di lettura del rapporto tra amministrazione e cittadino, perché se non hai nulla da nascondere vuol dire che tu le cose le hai fatte bene, o comunque le hai fatte in buona fede, perché poi tutti ci sbagliamo. Tutti ci sbagliamo. Io penso che un cittadino sia più contento se uno gli dice, guarda, scusami, mi sono sbagliato, mi dispiace, adesso mi meglio, piuttosto che sentirsi portare in giro con scuse, ma veramente questo, quell'altro, con lo scaricabarile. Quindi la trasparenza deve essere un obiettivo, ma nello stesso tempo è uno strumento di verifica, come si diceva. E non a caso nel 1933 il legislatore l'ha definito livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Quindi diciamo, la trasparenza ha una copertura costituzionale, come diciamo noi giuristi, cioè si basa su principi costituzionali che quindi
hanno la prevalenza in sede applicativa e in sede interpretativa delle varie disposizioni. Il 33, così come modificato dal 97, dice che la trasparenza è intesa come accessibilità totale, totale dei dati, dei documenti, allo scopo di tutelare i diritti. Cioè la trasparenza è uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini, di promuovere la partecipazione per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Se parliamo di beni comuni, beni collettivi, dobbiamo capire che riguarda tutti questa cosa. Però anche il nostro legislatore, come al solito, come si, non so chi lo dicesse, il diavolo si vede nei dettagli. La trasparenza, perché è benissimo, la trasparenza è la regola, ma poi se le eccezioni sono tante e, come vedremo, piuttosto sfumate, e allora questa trasparenza comincia a perdere i colpi. Perché la trasparenza nel rispetto in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio, segreto statistico, di protezione dei dati personali, e quindi abbiamo tolto un enorme fetta della pubblica amministrazione, concorre ad attuare il principio democratico, come vi dicevo, condizione di garanzia delle libertà, questo è il testo dell'articolo 1, ma andiamo avanti. Il diritto a una buona amministrazione, cioè il cittadino ha diritto ad una buona amministrazione. Non è che la pubblica amministrazione elargisce bontà sua, come disse un, non mi ricordo quale, un umorista tedesco, che dice: il pubblico è stato inventato per dare fastidio ai burocrati. Il cittadino ha diritto a una buona amministrazione, cioè non è una cosa così. Va bene, andiamo avanti. Queste sono alcune norme di principio sul diritto, appunto, di conoscenza. Io vorrei arrivare proprio sul discorso di, che aveva accennato Amici, sul famoso FOIA, di cui non so se avete mai sentito, adesso c'è stato sbandierato sui giornali, Freedom of Information Act, per questo FOIA, no? È l'acronimo di questo nuovo diritto all'accesso generalizzato che è stato introdotto. L'ANAC ha un po' provato a fare un'analisi di questo, delle novità introdotte dal decreto legislativo 97, e ha distinto l'accesso semplice, l'articolo 5,1, che è quello, è l'accesso per chiedere all'amministrazione di pubblicare quelle cose che dovevano essere pubblicate e non lo sono state. E invece il comma 2 è l'accesso generalizzato. Infatti, vedete, l'articolo 5, il comma 1 dice: l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Qui il forte salto rispetto al diritto di accesso dal 141 è che io non devo avere più una situazione giuridicamente tutelata. Io non devo motivare, non devo dire niente, scrivo all'ERAP e dico: caro ERAP, sul sito sta cosa non c'è, tu me la devi pubblicare, punto. Invece l'accesso generalizzato è il comma 2, è quello che è stato il cosiddetto FOIA, che è stato introdotto adesso nel 2016, allo scopo sempre di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, perché non è che tutto viene pubblicato. Quindi, se ci sono delle cose che la pubblica amministrazione non è obbligata a pubblicare, ma comunque io ho diritto come cittadino di conoscerla, di accedere ad essa, e parliamo, come vedremo dopo, di dati e documenti, informazioni. Anche qui però nel rispetto dei limiti, eccetera, eccetera, previsti dall'articolo 5 bis. Comunque, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola. Quindi questa è la regola, e dice l'ANAC, le eccezioni
Quindi, se una cosa è un'eccezione, va interpretata restrittivamente, perché la regola è quella della conoscibilità. Però vedremo. E dice: non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Quindi posso essere uno straniero, posso essere, non è detto che debba essere neanche cittadino italiano, una persona qualunque, deve identificare i dati, le informazioni, i documenti richiesti. Ovviamente è una identificazione in linea di massima, cioè non è che te devo dire, voglio conoscere la determina, non è solo perché l'oggetto è pubblico, la nota del gruppo, ti dico, voglio sapere, che ne so, una cosa sul mio fascicolo o una cosa data fascicolo di un altro. Non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica e può essere presentata all'ufficio che detiene i dati, all'ufficio relazioni con il pubblico, all'altro ufficio che viene indicato dall'amministrazione nella sezione amministrazione trasparente, al responsabile della prevenzione, però solo se si tratta di pubblicazione obbligatoria. Quindi l'accesso generalizzato in prima battuta non riguarda il responsabile della prevenzione. Altra cosa importante, perché non ce lo nascondiamo, è stato spesso utilizzato dalle pubbliche amministrazioni come strumento dissuasivo quello di richiedere migliaia di euro di diritti di segreteria, cancelleria, POP, eccetera eccetera. Il rilascio di dati, documenti in formato elettronico cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato. Quindi bisogna portargli la fattura o mandato di pagamento, dicendo: guarda, ho fatto, ma chiesto la copia di un progetto, sono dovuto andare ad una copisteria per farti la copia, sappi che mi sono voluti 200 euro, questa è la fattura, non è, dai. Ok? Allora, e qui però andiamo ai limiti, adesso io non vorrei scomodare Tommasi della Pelusa e gli Altobardi, però cominciamo a dire che l'accesso civico è rifiutato, comma 2, quindi l'accesso civico in foglia italiano, l'accesso generalizzato, è rifiutato se diniego è necessario per evitare un giudizio concreto però non potenziale, l'ANAC batte molto su questo, alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, la difesa delle questioni militari, le relazioni internazionali, la politica, la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati, vabbè, il regolare svolgimento di attività ispettive. E qui cominciamo, e le cose cominciano. E questi sono gli aspetti pubblici, ma il rifiutato altresì se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati. Quindi abbiamo tutela di interessi pubblici, interessi privati, protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica, giuridica, quindi compresa proprietà intellettuale, diritto d'autore, segreti commerciali. E qui pure abbiamo dei mondi che si aprono. Non solo, è il diritto escluso altresì nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato alla disciplina vigente il diritto all'accesso di quell'articolo 24 della 241. Quindi vuol dire che se io non ho diritto di accesso con la legge 241 non c'ho manco diritto all'accesso generalizzato. Ok? L'ANAC fa delle analisi e individua delle eccezioni assolute e delle eccezioni relative. Questa cosa tra l'altro è un provvedimento che l'ANAC l'ha fatto d'intesa con il garante della privacy, e hanno quindi individuato il segreto bancario, lapsus freudiano per primo è stato messo il segreto bancario, il segreto scientifico e il segreto industriale, e cominciamo, diciamo i poteri forti, prima le banche, poi l'industria, questi primi che sono venuti in mente, il segreto sul contenuto della corrispondenza. E a un certo punto lì dicono: beh, in effetti, però se parliamo di corrispondenza con la pubblica amministrazione, noi abbiamo rapporti epistolari con tutti i nostri utenti, e che significa? Che allora è tutto segreto, perché se è corrispondenza vuol dire che io non c'è, però dice: vabbè, purché sia con carattere confidenziale e privato. E ma che vuol dire? Allora il concetto di segreto giuridicamente non è definito,
Quindi che cosa sia segreto non si sa. Il segreto, quindi, e poi vabbè, poi ne riparliamo un attimo. Il segreto professionale, vabbè, fin qui ci siamo, i pareri legali. I divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio, altro concetto astratto. Che cos'è il segreto d'ufficio? Che cos'è? Tutte le nostre attività sono soggette al segreto d'ufficio? Allora, io ho dato un'occhiata veloce alla giurisprudenza. Allora, la giurisprudenza penalistica si è pronunciata solo su casi eclatanti, soprattutto erano di carabinieri, poliziotti, eccetera, che rivelavano all'interessato che c'erano le indagini in corso. Però, voglio dire, parliamo di situazioni, non ci sono stati. Comunque il giurisprudenza dice, ma il segreto è quello che può nuocere, il concetto è sostanzialmente, se tu riveli una cosa che può dare, che può nuocere all'amministrazione, perché appunto metti il sospettato in condizioni di scappare, o comunque metti, non so, la ditta che partecipa a un appalto in grado di conoscere alcune informazioni che non doveva conoscere, nei concorsi pubblici riveli la prova scritta che su cui c'è, cioè questi sono i casi più eclatanti, però diciamo non c'è una casistica vera e propria. Da qui l'ANAC, che poi lo vedremo, suggerisce di redigere un regolamento in cui si dica che cos'è soggetto all'accesso a sensi della legge 241, e questo già dovrebbe essere un altro dei regolamenti unici che dovremmo fare, ma in questo caso proprio di disciplinare in maniera più chiara che cosa deve essere segreto e che cosa non lo è. Cosa peraltro non facile. Per quanto riguarda altre eccezioni assolute, sulla privacy ovviamente è possibile un accesso parziale con oscuramento dei dati. Questo per esempio, io ve lo dico, sulla trasparenza, lo dico e lo ridico, non vanno bene quelle determine in cui l'oggetto, la determina contiene dati sensibili. Quello è come se non venisse pubblicata, perché voi dovete, bisogna capire di che cosa parliamo. Ora, dire oggetto che contributo ad inquilino per abbattimento barriere architettoniche, se ci metto questo non violo nessuna norma sulla privacy, ma almeno so di che stiamo parlando. Dire solo che ci stanno dati sulla privacy non dice tutto e non dice niente, e quindi quello equivale a non pubblicazione sanzionabile dall'ANAC. Ok? Quindi se volete dovete togliere, abbiamo detto altre volte, mettete i dati sensibili nel documento istruttorio che non pubblicate, fate un riferimento numerico, tutto quello che volete, ma la determina deve essere pubblicata, perché ricordiamoci che se, soprattutto se ci sono risorse pubbliche, la gente ha diritto di sapere come noi spendiamo i soldi pubblici, e quindi se diamo un contributo per le barriere architettoniche, uno sa, vabbè, hanno dato un contributo per le barriere architettoniche, non hanno dato un contributo per comprare la pizza al figlio a scuola, ok? I dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, cose diciamo ormai abbastanza scontate, gli aiuti economici se da lì possiamo ricavare le condizioni di disagio economico e sociale. Qui dice l'ANA, i dati personali per i quali sia stato negato l'accesso generalizzato possono essere comunicati al soggetto che abbia motivato nell'istanza l'esistenza di un interesse, cioè sostanzialmente dite laddove è possibile si può trasformare l'accesso generalizzato se ne ha le caratteristiche in un accesso ai sensi 241, ma vediamo che poi i casi di esclusione sono gli stessi. E queste sono appunto le eccezioni assolute che però sono subordinate a condizioni o limiti, come appunto i decreti, i divieti previsti dal regolamento 241, i procedimenti tributari, l'emanazione degli atti normativi di pianificazione e programmazione, le informazioni di carattere psicoattitudinale nei procedimenti di accesso. L'unica cosa abbastanza buona che ha fatto l'ANAC è di ho messo delle FAQ in allegato, una guida operativa che vi consiglio di andare a scaricare in allegato alla delibera ANAC 1303/2016 che trovate sul sito dell'ANAC, e lì in due paginette avete un po' un attimo una piccola guida per districarvi nel caso in cui la cosa succeda. Allora, io ho provato a divertirmi un attimo a fare un flowchart di come dovrebbe funzionare l'accesso civico, adesso non ve lo voglio,
Però per dire insomma che tutte la domanda, le condizioni, c'è tutto un meccanismo di cui qui non parlo, di verifica se ci sono dei controinteressati, perché i controinteressati vanno eventualmente informati, questi hanno un termine per opporsi, se si oppongono l'amministrazione deve decidere se è accorribile o no, insomma come vedete questo accesso generalizzato non è affatto una cosa così facile da gestire, ci sono dei termini, ci sono degli obblighi, una cosa importante è che comunque va motivato sia l'accoglimento che il diniego, quindi anche l'accoglimento con provvedimento espresso. E in caso di diniego c'è un procedimento anche questo che, come potete vedere, la richiesta di riesame che cambia a seconda se si tratta di un atto di regione antilocale, se si tratta di un'amministrazione statale, ci può essere di mezzo il difensore civico. Insomma, è una cosa abbastanza sofisticata. Un'ultima cosa che riguarda soprattutto il settore degli appalti, ma anche, quindi questo potrebbe interessarci per i contratti di questo legale che stiamo facendo per le SAE. Itaca, un'associazione delle regioni, ha emanato una guida per la redazione dei documenti relativi alla trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, e ha elaborato una clausola di bando tipo dove inserire le condizioni per la trasparenza e la tracciabilità, la clausola di un contratto tipo per la trasparenza e una scheda per l'affidamento sul contratto, diciamo documenti fatti in modo da rispettare la normativa in materia di trasparenza. Questo lo trovate sul sito Itaca, potete scaricare la guida, revisione 1° dicembre 2016, è molto recente, e la potete trovare sul sito, insomma è abbastanza. Io qui vi ringrazio dell'attenzione, ma non ho finito, perché volevo un attimo farvi vedere, perché ma del piano della prevenzione della corruzione quando ne parlo dicendo questo, io vedete la data, ho finito ieri, già ad aggiungere altre cose, è praticamente, diciamo, la bozza è praticamente finita, stasera penso di pubblicarla sul sito per eventuali osservazioni e contributi. Il programma di questo anno non prevede grosse novità, nel senso che, come al solito, il piano è strutturato con un riferimento al contesto esterno, e ho voluto chiaramente iniziare dal sisma, perché non possiamo parlare di prevenzione della corruzione, di performance e così via, senza tener conto di quello che è successo nel 2016 e della situazione in cui andremo a operare. Abbiamo poi un esame del livello nazionale da un punto di vista diciamo sia di funzionalità della pubblica amministrazione sia della criminalità più specifica tratta dalle relazioni annuali che fa il Ministero degli Interni al Parlamento. A livello nazionale, casualmente devo dire, sono venuto a conoscenza di un'analisi fatta per l'Unione Europea, credo, da un'università svedese sul livello di efficienza delle pubbliche amministrazioni nazionali e regionali, quindi in ambito nazionale e in ambito regionale dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Sono state analizzate 186 regioni, la prima italiana si trova al 36esimo posto, ed è la provincia di Trento. Tutte le pubbliche amministrazioni italiane sono sotto la media europea. Vi dico che nella media europea c'è una regione polacca. Sapete le Marche a che livello stanno? 145esimo posto su 186. Ok? Quindi quando dicevo se il vero modo di combattere la corruzione è far funzionare la pubblica amministrazione, questa è la situazione della
amministrazione, del livello delle pubbliche amministrazioni, cioè ovviamente come tutte le indagini, come tutte possono essere chiaramente criticate, messe in discussione, però comunque la situazione è questa. Al primo posto, nei primi 10 posti, ci sono esclusivamente regioni dei paesi del nord: Svezia, Finlandia, Danimarca, finito. Non c'è la Germania, non c'è la Francia, io direi. Ah, qualcosa dell'Olanda, ma insomma. Quindi questa è la situazione. E secondo me è più importante questa della situazione della criminalità, il livello di criminalità, per quanto le preoccupazioni che diceva, che abbiamo ascoltato quella volta a Falconare il dottor Magri, che insomma è stato abbastanza pesante come intervento, però diciamo comunque nell'analisi fatta a livello del Ministero degli Interni, a livello della criminalità, le mafie ancora vengono considerate abbastanza fuori di quei grandi fenomeni di criminalità presente organizzata, anche se ci sono presenze che sono dettagliate, e non parliamo di presenze a Pesaro, di imprese edilizie che sono controllate da elementi della 'Ndrangheta, parliamo ad Ancona di lo stesso, di imprese. Soprattutto diciamo il settore degli appalti pubblici è poco coinvolto, però ci sono tutta una serie, per esempio riciclaggio di denaro, ci sono fenomeni di falsità di atti pubblici, documenti pubblici e così via. Quindi diciamo il fenomeno anche a livello, per esempio anche proprio io ho guardato, non c'era quello di quest'anno ovviamente, ho guardato la relazione, l'inaugurazione l'anno giudiziario dell'anno scorso, e lo stesso diciamo i casi di cui si è occupato oltre la Corte d'Appello, diciamo la giustizia regionale in materia di corruzione non è elevatissima, insomma, però diciamo comunque siamo in un territorio piuttosto interessato. Ovviamente noi ripeto, c'è il grosso problema della droga, no? La criminalità da noi è legata soprattutto al fenomeno della droga, al fenomeno appunto dei fenomeni collegati, criminali della prostituzione, l'immigrazione clandestina, insomma, sono diciamo più una criminalità comune piuttosto, però insomma ecco, il procuratore Magri ci ha lanciato dei forti segnali di preoccupazione, perché ha detto state attenti, perché queste le organizzazioni criminali insomma si stanno infiltrando silenziosamente ma in maniera comunque sempre crescente all'interno del tessuto regionale. Scusi Avvocato, volevo dire una cosa importante: al procuratore Magri si è aggiunto il procuratore Palumbo a dicembre del 2016, ha rilasciato un memorandum sui fatti di corruzione a minori, per cui anche lui ha dichiarato la gravità, non è più l'isola felice di Magri. Dobbiamo provvedere a mettere in atto tutti questi strumenti, perché la criminalità organizzata, proprio la parola organizzata, trova tutti i sistemi per i servizi, negli appalti, nella sanità, eccetera. C'è un documento molto importante che io non conoscevo, che ho dovuto andare a leggere: la direzione investigativa antimafia, ogni 6 mesi deve fare la relazione al Parlamento. È molto interessante leggere. Andate sul sito, è un documento che diciamo, fa spunto dalle dichiarazioni distrettuali antimafia e fa un quadro delle cose che regioni di tutte queste cose. Io poi gli stracci li ho riportati, sono riportati proprio questa mattina. Lo stracci era il tema del nostro convegno, un rapporto stretto e scindibile fra criminalità organizzata e poteri fedeli delle istituzioni, perché la realtà che viene a galla, che ha messo anche in evidenza da qui, che c'è un legame talmente stretto fra criminalità organizzata e istituzioni, che è emerso anche in alcuni processi, Roma Capitale, eccetera. E questa è la fase preoccupante, che è difficile, ma qui è molto pessimista, è difficile uscire fuori. Perché se veramente alcuni poteri dello Stato, o politici, o dirigenziali, hanno dei legami stretti con la mafia, con la criminalità organizzata, che addirittura fa un patto prima ancora di essere eletto, nel senso che con il voto di scambio, con la promozione delle campagne elettorali, si stabilisce un patto a priori prima di essere eletto nelle elezioni comunali, regionali e provinciali,
E una volta che il politico viene eletto ha un debito con la criminalità organizzata, questo è difficile, vuoi che noi facciamo i controlli diffusi dall'esterno. Questo purtroppo c'è un libro che è stato scritto recentemente da un magistrato di Padrini e Padroni, è stato presentato a Bologna il mese scorso con un grande successo, un magistrato, e vediamo sempre più questi magistrati come Matrico di Palomuni escono e dichiarano dalla loro esperienza, perché Matrico è un'esperienza forse unica in Italia, lui è scortato a vita, ha pagato e paga tuttora. Lui quando veniva ai convegni aveva due poliziotti che lo scortavano a vita perché l'hanno minacciato di morte, perché ha condotto dei processi dove ha creato seri problemi alla criminalità. Quindi le sue affermazioni, uno dei massimi esperti di criminalità organizzata in Italia. Ecco, questo libro è un altro testimonianza di un magistrato, Padrini e Padroni. Se già voi cliccate su internet, anche se non volete acquistare il libro, vedete la presentazione, è stata fatta a Bologna, adesso sta girando in molte città italiane, dove mette in evidenza Padrini e Padroni, cioè c'è uno stretto collegamento, non generalizzato, ma troppo spesso vediamo alla luce dei processi, delle indagini, tra criminalità organizzata e istituzioni fedeli. Ecco, noi... Comunque adesso, e così concludo veramente, il piano anticorruzione, come tutti gli anni, lo sarà anche quest'anno, comunque parla di tutti gli uffici, in qualche caso contiene nomi e cognomi di coloro che sono responsabili, in particolare i dirigenti, sia in materia di prevenzione, quindi non pensiate che non vi riguardi, perché voi non lo sapete, magari se non leggete, ma dentro ci sono delle cose che vi riguardano. E ricordo pure che la violazione del piano, delle previsioni del piano della corruzione e della trasparenza sono previste come violazione del codice di comportamento disciplinare soggetti a sanzione disciplinare, cioè sono quindi non meri auspici, sono degli obblighi, il piano dell'anticorruzione e della trasparenza, perché noi li abbiamo sempre trattati insieme fin dall'inizio, contengono degli obblighi che vanno rispettati, quindi non sono così delle chiacchiere tanto per. Capisco che leggere 70 pagine può essere abbastanza antipatico, ma uno magari può scorrere agevolmente e trovare lì quello che deve fare, poi ovviamente se ha dei problemi o delle difficoltà me ne può chiedere, ne parliamo tranquillamente, quindi adesso io non vi sto a illustrare, sono, le misure sono sempre quelle. Io sono dell'idea che le misure fondamentali siano, per quanto riguarda internamente, la formazione. Io credo molto, perché noi diamo troppo per scontato che noi e i nostri collaboratori sanno delle cose, anche ci sono state delle occasioni in cui no, abbiamo scoperto che delle cose che davamo per scontate invece evidentemente non lo erano, quindi secondo me noi dobbiamo investire molto nella formazione del nostro personale, ma non solo e non tanto dell'anticorruzione, ma per dargli strumenti per lavorare meglio, per dare a tutti, anzi proprio a quelli che magari proprio non possono procurarsi in altro modo, per dare quegli strumenti indispensabili per far bene il proprio lavoro. Quindi questo io ci vedo molto a livello interno, a livello esterno la trasparenza. Io penso che se noi già riusciamo a fare bene queste due cose, facciamo un grosso passo in avanti. Dopodiché taccio. Grazie.